le parole che ha detto Marina sono molto significative. Scusa, un applauso a Marina, scusate. Perché Castellammare può e deve ripartire, ma da che cosa può ripartire? Il nostro non è un popolo di industriali, non è un popolo portato per il commercio, per il guadagno, è un popolo portato più al nostro popolo mediterraneo, è portato più alla contemplazione, è portato più alla poesia, all'arte, alla letteratura. Nel nostro DNA c'è più il sentimento, l'amore, il mare. Non siamo un popolo competitivo, aggressivo. Noi non possiamo che ripartire da ciò che abbiamo dentro, nel nostro DNA. Il nostro DNA è la cultura. E quindi passo la parola all'associazione Achille Bassini in persona, che ha fatto della cultura il suo scopo di vita, la sua mission. Allora, buonasera e di nuovo salutiamoci adesso col secondo saluto ufficiale, però per l'ultima volta. Niente, cominciamo. Senti, Morena, allora, già che stavi per leggere una filastrocca in attesa di rompere il ghiaccio, comincia con la filastrocca, sovvertiamo tutto quello, non abbiamo scalette, andremo così come capita. Leggici la filastrocca che tu ritieni ti possa rappresentare di più in questo momento e poi partiamo con le domande. Spiego perché la filastrocca. Noi qui oggi parleremo di aforismi, parleremo anche del fatto che gli aforismi sono un genere letterario in voga fin dall'antichità greca, con Ippocrate, c'è tutta una storia di scrittori italiani, europei, internazionali di aforismi, per cui l'aforisma è interessante fino dalla sua etimologia, ne parleremo dopo. Però caso vuole che da qualche giorno, esattamente dal giorno primo di novembre, cioè praticamente pochi giorni fa, è uscito un altro libro mio che si chiama Facezie, e che io vi porto qui praticamente per la prima volta in Italia, che raccoglie una serie di, non di aforismi, ma di testi comici che io ho scritto da quando facevo le filastrocche quelle ardiche all'università o al liceo fino a pochi giorni fa, che siano testi teatrali, di cabarelle, vignette per il Vernacoliere, che è un giornale satirico di Cornese, come qualcuno sa, che siano rubriche che ho fatto per il Luca Alberto e per Cattini, che siano testi pubblicati qui o là, testi comici. Fra questi testi comici, alcuni, c'è una sezione in fondo, sono filastrocche. Io non so fare il poeta, qui ci sono poeti degni di questo nome, io faccio al massimo la filastrocca, però mi diverto nel filastroccare. Ve ne leggo una, carina, credo, breve abbastanza, che parla, che si intitola Quel grand'uomo che inventò il letto. Un genio sconosciuto. si parte dal punto di vista del fatto che tutti sappiamo che ha inventato la lampadina, che ha inventato il telefono, che ha inventato la radio, no? Però chi è che ha inventato il letto? Ecco, allora, questa filastrocca rende lode e onore a questo sconosciuto. Ci è stato tramandato che Leonardo un dì ha inventato il paracadute, il telo che fa scendere giù dal cielo. Così pur, grazie a Marconi, noi sentiamo le trasmissioni della radio e oggi in più vediamo anche la TV. Pur si sa chi è il costruttore della pila e del motore e sappiamo anche più o meno chi per primo fece il treno, poi la bici, l'aeroplano e persino la bomba a mano, il giradisco, il frullatore, hanno tutto un inventore. Ma saper mi piacerebbe chi fu mai colui che ebbe quell'idea così grandiosa di inventare quella gran cosa che a tutti tanto piace, che dà forza e che dà pace, che dà gioia e dà diletto. Chi fu mai che inventò il letto? Non consuma la corrente, non si guasta mai con niente. Invenzione più perfetta mai fu fatta e benedetta sia per sempre la memoria, che il Signore l'abbia in gloria, di quel tale che un mattino fece il letto col cuscino. Che cervello, che intelletto ebbe il tal che inventò il letto. E chissà come si stava se nessuno lo inventava. Sai che male, sai che duro, dormir ritti accanto al muro, oppur steso sopra un sasso senza avere il materasso. Vada lodi, vada onore al magnifico inventore. È un peccato ed è un tormento che neppure un monumento mai si sia a lui innalzato. Ma chissà chi sarà stato. Sconosciuto è, poveretto, quel grand'uomo che inventò il letto. Non mi ha parlato senza microfono, quindi diceva.
farlo siamo entrati subito in medias res, perché vi siete resi conto dello spirito dell'umorismo, del senso quindi ironico con cui Moreno affronta le situazioni.